Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Aghezza TV, il vociare dei bambini che siamo vicini a un asilo, Non penso proprio. Cos'è questa? Una scuola? È una scuola. Vabbè, dai, non sottilizziamo. Va bene, dai. Parcheggio 30 minuti. Parcheggio 30 minuti. Senti. La vela per volta. Una vela a volta può stare qui. La vela per volta. Sì. 30 minuti per volta. Più tardi, poi dopo vediamo. Senti, però non siamo qui per questo, attento che ti mettono sotto. Siamo in via Alessandro dal Borro, proprio all'inizio, dalla strada che viene al sottopasso. Chi era? Dimmelo tu, sei tu lo storico. Questo. Chi è Alessandro dal Borro? Su. Dai, sentiamo. Capitano di Ventura, che fai? Capitano di Ventura. Che fai? Famosissimo. Che cosa capitanava? Orde di Lanzichenecchi. Lanzichenecchi. Non erano. Lanzichenecchi. Oh, diciamo. Dai. Era un capitano avventura, andava al salto di chi lo pagava con le sue truppe, no? In che anni eravamo più o meno? Siamo nel 400. Ci dica. 200. Tu potessi fare la maturità così, eh? Sai che siamo in tema di maturità, esami. Ma io infatti devo dire quando specialmente certe materie che piacevano me le studiavo da solo, quindi non c'era bisogno che andassi a leggere il libro di scuola. Ne sapevo di più perché mi piaceva. Certo. Allora, bene, saputa questa fondamentale informazione di Alessandro del Borro, andremo tutti a cercare chi era adesso. Vai in internet dopo. Subito. Alessandro, capitano di Ventura. Allora, si parlava di l'altra sera di... Ancora girano col marchio TM, ma non hanno perso la gara del trasporto regionale. Ma c'è un ricorso ancora in corso. Ma poi, si sa. Vabbè, comunque, tornando a noi. Senza perché... quelli dell'Atama che erano cavolati con me. Da Atama sono andati a... Gli hai fatto un danno di niente. Sono andati a Ferrovia Italiana. Da Ferrovia Italiana... Ma se ne lasciavi i pagini nell'Atam, stavano tanto bene. Ma il Comune d'Arezzo no. Come d'Arezzo ha risparmiato un sacco di soldi. Io li conosco un po', sono dei cari ai ragazzi. Dei cari... Mi vogliono un bene, la Madonna. Ce l'avevano però anche con un altro di quella maggioranza. Ah sì? Va bene. Comunque, tornando a noi, ancora non abbiamo spiegato perché siamo qui, è una tua iniziativa, ce la spieghi. Sì, io vorrei vedere, siccome ho una certa età, quindi non è che la mia vita sarà molto lunga, ancora non so per quanto, ma insomma non è che caprò altri 50-60 anni. Mi piacerebbe vedere che questo anello che è stato fatto 40 anni fa circa, di chi è qui dover andare adesso in via Vittorio Veneto, ex Standa, sottopassaggio, rifare il giro, quindi fare il giro delle sette chiese. Poi creare un sacco di traffico inutile nella zona là che c'è molto trafficata. Mi farebbe molto piacere, cosa che avevo detto quando non ero ex, al mio sindaco, che si desse da fare per farlo, un altro piccolo tunnel qui, mica dico grande, piccolo, dove passano le biciclette e i pedoni. Cioè da dove è il cartello? No, di qua, di là, dove gli pare. Un piccolo tunnel per i pedoni e per le biciclette. A ritogliere quello proprio di pista ciclabile e rimettere finalmente a doppio senso questo... Cioè, questo... che vuol dire? Che qui fa che sia una rotatoria? Qui è una rotatoria. Una rotatoria. Quindi praticamente chi vuole... Di là c'è già la rotatoria. Sì. Qui fai un'altra rotatoria. Quindi chi vuole può tranquillamente entrare in via Petrarca qui, senza fare il giro dall'ex stanza. Penso che sarebbe giusto. È molto più semplice, non ho capito. Creiamo traffico intorno a questo... Ma qual è la difficoltà? Qual è il problema? Non so. Interessare le ferrovie, la rete ferroviaria. La ferrovia non è mica nessun problema. Se tu gli dici faccio un tunnel alle mie spese, non interessa niente. L'importante è che lo faccia sulle spese, perché loro non ti pagano niente. Però a questo punto qui si farebbe veramente un bel servizio per la città. Non solo, ma si ricreerebbe anche movimento e traffico per il parcheggio Baldaccio. Quindi ne risolveresti, praticamente dopo, risolveresti due problemi. Subito dopo l'uscita a questo tunnel sulla destra c'è l'ingresso al parcheggio Baldaccio. C'è la rampa che si può scendere, quindi sarebbe veramente un bel lavoro, si vedrebbe un sacco di traffico inutile e i cittadini potrebbero tranquillamente andare nella zona di via Fiorentina o nella zona di via San Clemente senza dover fare tutto quel giro. Poi pesca togli l'inquinamento in togli tutto quelli molto inquinamento, tutto quello che risparmi, ma tu pensa, tu togli tutto questo traffico dal sottopasso di via Veneto e da via Viale Michelangelo e da piazza della stazione. Lo potresti fare tranquillamente. A quel punto poi potresti anche pensare di chiudere quasi via Petrarca in direzione su.
fai parcheggiare il baldaccio. E poi c'è quel vecchio progetto, tappi rullante, sì, esatto, che non è andato avanti. Però insomma, questo secondo me sarebbe una cosa da fare immediatamente, perché risparmieremo una marea di tempo, una marea di soldi e soprattutto una marea di fumo. Visto che Alessandro Chinelli da assessore al traffico è stato geniale, perché sì, all'epoca fece delle cose bellissime, ci auguriamo che anche da sindaco magari possa finalmente dare spazio a questa soluzione, che credo costi anche poco, no? Esatto, poco. Ma insomma, però ne vale la pena rispetto a poi ai benefici che ne possiamo avere, no? Questa è una cosa che penso sia molto sentita qui anche da chi viene da Pescaiolo. È logico. Ad esempio, noi adesso per tornare via Fiorentina dobbiamo fare il giro della Standa. Il giro della Standa, di passare dalla stazione e andare, a meno che non vai laggiù via Calamandrei e rifai il sovrappasso. Dove c'è quel semaforo che c'è code chilometriche. Comunque, aspetta con quella manina, aspetta. Allora, via dal Borro, che c'è da fare? Questa è via Alessandro dal Borro, sì, che poi diventa via Cittadini. Sì. Chi era Cittadini?